Cari amici, un saluto a voi. Oggi voglio parlarvi di una piccola piantina perenne che a volte viene trascurata e che cresce negli anfratti dei vecchi muri e sulle macerie, lungo i viottoli, che non esige terra, quindi già qui fa capire che è una pianta abbastanza particolare, perché non esige terreno particolare, ma è crescendo in mezzo alle pietre. Quindi è esposta, in genere cresce esposta verso nord, perché ama molto la mezz'ombra. Molti invece dicono no, ama il sole, ma secondo me ama la mezz'ombra, perché io l'ho vista sempre crescere rivolta verso nord. È una pianta molto interessante. Andiamo a vedere il suo uso. Anzi, ve lo voglio accennare adesso, l'uso. L'uso che se ne fa è un uso soprattutto per curare i piccoli problemi che si possono avere ai piedi, ma anche alle mani, come calli, duroni, non solo, ha delle proprietà emollienti, quindi detergenti, emollienti, il succo di questa pianta, perché questa pianta va usata fresca, essiccata non servirebbe a nulla. E, che dire altro? Ma anche per le piccole ulcerazioni che si possono avere, piccole pieghette che comunque delle quali si può soffrire sia ai piedi sia alle mani, quindi è una pianta che si usa per uso esterno e anticamente si usava anche per uso interno perché aveva degli effetti diuretici e gli antichi botanici la usavano come diuretico. Oggi caduta in disuso completamente, si usa solo per uso esterno. Non è una pianta pericolosa, assolutamente né tossica, quindi potete usarla, prenderla senza, maneggiarla senza problemi. E, ripeto, il suo uso è esclusivamente esterno perché poi non ha altre funzioni se non quella di appunto emolliente e detergente, e andiamola a vedere. Oggi voglio presentarvi questa pianta particolare che in realtà si chiama Ombelico di Venere. Questa pianta in realtà è una pianta che cresce negli anfratti dei muri, lungo le pietraie. In questo caso mi è nata spontanea, deve trovare anche la collocazione giusta, cioè decide lei dove voler uscire in realtà e non sempre esce. Questa volta mi è spuntata in vaso dove ho dei piantati dei mughetti. In realtà è uscita lei perché ha trovato evidentemente anche il terreno ideale, giusto, insomma. E, anche se di terreno lei non ne ha bisogno perché l'ombelico di Venere cresce appunto crescendo negli anfratti dei muri, dei vecchi muri, la troviamo spesso senza terra. Quindi esce senza problemi. Dalla rosetta di foglie che vedete al centro poi spunterà una spiga di fiori, però sono fiori effimeri, è una spiga che poi alla fine ha dei fiori penduli molto piccoli, ma inodori insignificanti, in poche parole, e non sono neanche, come posso dire, adatti per essere poi, per ricavarne dei semi, perché questa si moltiplica tramite tubercoli, che sono delle protuberanze che ha lungo la radice, quindi si moltiplica così. Ripeto, lei decide sempre lei dove nascere, come spuntare, è difficile moltiplicarla. Almeno io non ci ho mai provato, devo essere sincero. Mi è nata spontanea e volevo farvela vedere. Questa un tempo, fino all'Ottocento, si usava anche come gli antichi farmacisti la usavano anche come diuretico. Come vedete, ha delle foglie carnosette. Molto carnosette, in realtà è una pianta che fa parte delle piante succulente, quelle grasse, perché le piante grasse non sono solo quelle spinose che conosciamo tutti, ma ci sono quelle succulente che hanno le foglie cicciottose, e non quelle là, con le foglie un po' grassottelle, e questa fa parte di quelle. E cosa dire, era usato come diuretico, caduta in disuso, ora si usa solo per aiutare a sciogliere i calli, per i problemi ai piedi, duroni, calli. Quindi anche alle mani, comunque se si hanno dei calli, dei duroni, e si usa il succo fresco della pianta, non essiccata perché non serve a nulla, essiccata, mentre il succo fresco si usa tritato, magari è messo con una garza dove abbiamo il problema, abbiamo il callo, il durone, lo ammorbidisce perché serve proprio, ha proprietà emollienti,
e calmanti, emollienti, quindi è ottima per questi disturbi, per questi problemi. È una pianta normalissima, potete usare, cioè, si può usare senza problemi, non è tossica, quindi ovviamente per uso esterno, quindi non ha nessunissima controindicazione. E se non, è una pianta emolliente appunto che serve appunto per problemi, e per questi problemi, ecco, calli, duroni e basta, questa cosa qui. Come vedete è uscita spontaneamente, ne ho anche una che è uscita negli anfratti del giardino, evidentemente la trovava, perché questa deve trovare un'esposizione giusta, che deve essere un'esposizione a mezz'ombra, in genere cresce sui muri esposti verso nord. Ama il sole relativamente poco, in realtà invece di quello che si dice che ama il sole, invece no, ama la mezz'ombra, anzi anche l'ombra, questa nasce proprio all'ombra, quindi non è vero quando dicono che ha bisogno di sole, no, assolutamente, anzi io direi che la mezz'ombra è proprio quella adatta e giusta. Ok, piccola chicca, alla prossima, ciao a tutti!